un progetto che va proprio a sostegno delle donne. Quest'anno nel PNRR ci sono 10 milioni di euro proprio per misure lavorative, proprio per superare questo gap tra uomo e donna. In Italia e ancor di più in Abruzzo, oggi l'annualità media, l'indennità media di una donna è pari a 13.000 euro, quella di un uomo è pari a 21.000 euro. C'è una differenza perché vale la parità di mansioni. Oggi le donne hanno difficoltà a ottenere, a poter accettare lavoro a tempo subordinato e a tempo pieno e sono quasi costrette ad accettare lavori part time proprio perché non riescono a conciliare i tempi di vita lavorativa con i tempi di vita familiare. Questo progetto di legge sostanzialmente dà dei benefici alle imprese attraverso fondi, agevolazioni e sgravi affinché assumano sempre di più personale femminile, ma dà anche un sostegno all'attività lavorativa delle donne attraverso dei buoni per il servizio babysitting, caregiver, insomma un progetto di legge importante dove l'Abruzzo deve essere il promotore rispetto a tante altre regioni. Mi auguro che l'intera maggioranza sostenga insieme a noi questo PDL. Parità retributiva, contrasto alle discriminazioni, interventi a sostegno dell'occupazione a tempo indeterminato, perché la situazione è seria a livello italiano, ma lo è ancora di più in Regione Abruzzo. Mutuamo una proposta di legge che è diventata ormai norma nella Regione Lazio, sulla quale si stanno sperimentando anche altre regioni e che prevede benefici e premialità e una serie di misure di contrasto alla violenza. Benefici fino a 4 milioni di euro, microcredito, fondo di garanzia, ulteriori interventi per le assunzioni a tempo indeterminato e premialità per quanto riguarda gli avvisi, i bandi della regione per tutte quelle aziende che al proprio interno rispettano la parità retributiva per la stessa mansione, ma allo stesso tempo anche delle sanzioni. La revoca dei benefici in quei luoghi di lavoro dove ci sono sentenze passate in giudicato perché si è dimostrato ci siano state pressioni illecite o violenze. Queste sono solo una serie, una parte delle misure che prevediamo in questo disegno di legge che è stato mutuato, lo ripeto, dalla Regione Lazio e per il quale chiediamo l'immediata calendarizzazione. Gli effetti devastanti del Covid, peraltro, hanno ulteriormente allargato il gap di genere e ovviamente tra le generazioni. Ecco perché bisogna urgentemente intervenire.